Allora, se non ci sono sorprese all'ultima ora, qui c'avevo un problemino, ma insomma nulla di particolare. Dovrebbe essere tutti, si dovrebbe. Non so se ha visto anche le previsioni meteo che danno Visto. acquazzoni e quindi un campo presumibilmente pesante. Questo può modificare quello che sarà l'andamento della partita di domani, mister. Sicuramente con le previsioni meteo e le condizioni di fondo di Ponzacco non è come siamo abituati di solito. È un'altra difficoltà, dovremmo essere bravi a superarla. Sicuramente non potremmo andare lì a giò di fioretto, ma questa è l'unica cosa sicura e c'è. È un Ponzacco che ha cambiato anche modulo, no? Nel corso delle ultime partite, ha due giocatori in doppia cifra, ma anche la peggior difesa del girone. Ripensando anche alla partita di andata, che tipo di gara si aspetta domani, mister? Peggio difesa girone e noi non gli abbiamo fatto gol. Lasciamo stare la partita andata perché incredibile. Che partiamo aspettiamo? Prima c'è da vedere il campo, le condizioni meteo e poi comunque mi aspetto una partita di guerra, di lotta, una partita di lotta, una partita in cui, ripeto, l'aspetto tecnico sarà, penso, purtroppo. L'ultimo, ci vorrà tutte le altre cose, però se vuoi vincere il campionato devi superare anche queste partite qua. Lo dissi, mi sembra, settimane scorse, no? L'errore di Terranova a pensare di andare a Terranova in campo in cui era difficile giocare a tentare di giocare. Domani vediamo di non fare questo errore qua. Vediamo, anche se è chiaro, la squadra è abituata a fare tutto un altro tipo di lavoro. Le chiedo, lei mister di solito la formazione non la sceglie in base all'avversario, no? O alle condizioni del campo. Stavolta potrebbe esserci un'eccezione anche nella scelta degli interpreti, visto che ci sarà una partita, come ha detto, molto fisica da No, giocare. ho detto, non vorrei rifare l'errore di Terranova, perché è chiaro che come la partita si presume venga domani con le condizioni meteo, il campo, cercheremo di mettere persone più in grado di fare un tipo di partita, anche se, ripeto, anche quelli nostri, diciamo, come si può dire, no? Di più peso specifico, però sono tutta gente che è più brava a giocare a calcio che fa altra roba. In Serie D ci sono anche queste situazioni, purtroppo mi sono successe l'anno scorso, succedono. Vediamo di essere bravi anche a superare queste difficoltà qua. Le chiedo una domanda che l'abbiamo fatto spesso in queste settimane, ma insomma, visto anche le partite che hanno le dirette concorrenti, viste le difficoltà che ci saranno, superare l'esame del pollaio potrebbe essere un passo decisivo, mister, verso il traguardo. Il pollaio sarebbe domani il campo di Il campo, sì, lo Ponzacco, no? chiamano così a Ponzacco, no? Il pollaio. Allora se lo Non lo chiamano, sapeva, mister. no, non lo sapevo, se lo chiamano loro sì, allora si può dire anche Sì, noi, sì, no, sì. perché mi sembrava offensivo, ma No, no, se lo lo chiamano chiamano. loro, ah no, sì, importantissimo, importantissimo, ripeto, importantissimo perché se si supera domani significa, ecco, siamo bravi anche a fare altre cose, importantissimo, rimarrebbe 9 giornate, superare domani sarebbe molto, molto, molto importante.